In ogni nostra cellula c'è un sistema antichissimo che regola ogni funzione della nostra vita. Un sistema importantissimo che, se ignorato, non ti aiuta a stare in salute. Anzi, può scatenare e peggiorare una varietà di condizioni che vogliamo assolutamente evitare. Sto parlando del ritmo circadiano. In questo video andiamo a vedere cosa significa e come trarne vantaggio per aumentare il nostro stato di salute. Alma Fisio, curare, non trattare. La vita sul nostro pianeta si è evoluta nel corso di miliardi di anni per seguire i ritmi del giorno e della notte. Tutte le funzioni biologiche del nostro organismo sono perfettamente temporizzate. Alcuni processi avvengono di giorno ed altri avvengono di notte. Ci sono animali diurni, quindi che svolgono la grande maggioranza delle loro attività durante il giorno, e animali notturni, che invece si scatenano durante la notte. Se hai un cane saprai che è un animale molto più attivo di giorno, mentre un gatto è un animale che si diverte di più a scorrazzare in giro per la casa di notte. Negli esseri umani l'organizzazione cronologica dei processi fisiologici è altrettanto importante per quanto riguarda la salute ed il benessere. A partire dal secolo scorso, però, con lo sviluppo tecnologico e l'installazione di apparati elettrici luminosi in tutte le case, almeno nei paesi più sviluppati, ha portato a un'alterazione di questo ciclo naturale di alternanza tra il giorno e la notte. Le conseguenze sulla nostra salute di questa alterazione dei ritmi quotidiani dovuti alle esposizioni a luce elettriche anche durante la notte sono sempre più evidenti. I ritmi circadiani durano approssimativamente 24 ore. Sono molto affidabili all'interno di ogni cellula del nostro organismo, ma hanno bisogno di un input esterno per regolarsi ed attivarsi correttamente. Quest'input è soprattutto quello luminoso, dato dalla luce. Essere esposti a luce durante la notte può avere conseguenze devastanti nella regolazione di questo ritmo. I ritmi circadiani sono autosufficienti, si regolano da sé e sono regolati a partire da un ammasso di neuroni che si trova a livello dell'ipotalamo, nel nucleo soprachiasmatico. L'attività di questi neuroni porta a processi di trascrizione e traduzione genetica importanti per la regolazione di ogni nostra attività fisiologica all'interno del nostro organismo. Questi ritmi circadiani sono regolati autonomamente sulla base delle 24 ore, quindi allineati con la rotazione del nostro pianeta, ma come dicevamo hanno bisogno di input esterni, soprattutto di quelli luminosi dati dall'alternanza tra luce e buio. Queste informazioni riguardanti lo stato di luce o di buio arrivano al nucleo soprachiasmatico direttamente da dei recettori specializzati presenti a livello della retina. Dei recettori diversi da quelli che ci servono per vedere normalmente, non sono recettori che aiutano appunto la visione, ma sono ultra specializzati nel captare queste differenze di luce e di buio. Questi recettori ultra specializzati sono detti cellule gangliari retiniche fotosensibili. Quando queste cellule captano la luce, viene attivato un pigmento particolare detto melanopsina. La melanopsina è molto molto sensibile soprattutto alle luci blu, le luci che hanno una lunghezza d'onda nello spettro del blu appunto, quindi parliamo di 480 nanometri. Ciò significa che l'esposizione alle cosiddette luci blu scatena di più, attiva di più questi meccanismi e quindi avrà un'influenza più pesante sulla disregolazione dei nostri ritmi circadiani. I ritmi circadiani non sono regolati solamente dall'esposizione alla luce o dal buio, sebbene rimanga l'aspetto più importante. Ci sono anche altri fattori che possono alterare i nostri ritmi circadiani, per esempio quando assumiamo cibo, quando mangiamo, ma anche l'attività sociale, quando abbiamo a che fare con le altre persone. Alcune delle problematiche più pesanti che possono avere un effetto davvero distruttivo sulla nostra salute dovute all'alterazione dei ritmi circadiani sono quelle del metabolismo. Abbiamo diversi studi, che ti metto tutti in descrizione, riguardanti i lavoratori su turni.
Purtroppo dobbiamo ammettere che i lavoratori su turni, parlo di chi fa il turno di notte, sono un po' come i canarini nelle miniere che si usavano una volta. Sapete che quando si scavava la miniera, prima dei rilevatori di gas e della tecnologia, i minatori portavano con loro un canarino in gabbia. E naturalmente quando il canarino schiattava era tempo di uscire di corsa dalla miniera perché probabilmente c'era una fuga di gas. Quindi usiamo questi lavoratori, purtroppo, come cavi da un certo punto di vista, ma la cosa positiva è che ci stanno dando tantissime informazioni riguardanti l'effetto davvero dannoso che lavorare di notte ha sul nostro organismo. Ad esempio, sappiamo che lavorare di notte predispone grandemente all'obesità e a problemi di sindrome metabolica, come evidenziato da una meta-analisi di studi longitudinali condotti su diverse popolazioni di lavoratori notturni. Sappiamo anche che esiste una forte correlazione tra il lavorare di notte e il rischio di insorgenza di diabete di tipo 2. Un altro studio molto interessante, condotto su più di 100.000 infermiere in Gran Bretagna, nel Regno Unito, ha evidenziato come le infermiere che lavorano la notte, quindi probabilmente tutte, hanno più probabilità di essere predisposte a infarto, diabete di tipo 2, obesità, sindrome metabolica, ictus. E una cosa ancora più interessante evidenziata da questo studio è che c'è una correlazione diretta tra gli anni che si spendono lavorando su turni e il rischio di insorgenza di queste patologie. Quindi più lo si fa, più si lavora su turni, peggio è. Probabilmente perché questo porta a squilibri ancora più grandi dei nostri ritmi circadiani che poi con il tempo vengono innestati a livello cellulare. Il problema non insorge solamente dal fatto di lavorare di notte. Abbiamo diversi studi che evidenziano come la sola esposizione alle luci di notte può causare, anzi causa, squilibri nei nostri ritmi circadiani con forti ripercussioni a livello del metabolismo, quindi ancora con tutte queste brutte problematiche. Il problema non si pone solo per chi lavora su turni, ma anche su, per esempio, su qualsiasi famiglia italiana che la sera si mette sul divano e guarda la televisione. Questa è un'esposizione a luci artificiali, soprattutto luci blu, che a livello del nostro organismo, a livello profondo dei ritmi circadiani in ogni nostra cellula, ha delle ripercussioni pesanti, soprattutto sul lungo periodo. Se per esempio sei a dieta, fai esercizio, ma non riesci a perdere il grasso addominale, probabilmente stai facendo tutto bene, ma devi fare attenzione anche a queste esposizioni di luce notturna, perché sappiamo dalla ricerca scientifica che questa esposizione non ti aiuta a perdere grasso, anzi c'è una correlazione molto forte tra questa esposizione e i livelli di grasso addominale, l'obesità, il rischio di prendere peso. Non solo l'esposizione alla luce, ma anche per esempio, come dicevamo in apertura, il tempo in cui ci si alimenta, quando mangiamo, è molto importante per la regolazione dei nostri ritmi circadiani, che poi ha ripercussioni pesanti su tutto il nostro stato di benessere e di salute. C'è uno studio molto bello condotto su 2000 italiani, quindi una roba fatta in casa, seguiti per 6 anni, in cui riportavano i partecipanti allo studio cosa mangiavano e quando. I risultati di questo studio hanno evidenziato come chi mangia la maggior parte del suo apporto calorico giornaliero più tardi, quindi verso la sera e la notte, ha molta più tendenza a ingrassare, ad avere grasso addominale, ipertensione, diabete di tipo 2, fegato grasso da epatite non alcolica e altre non simpatiche patologie. E fino a qui è un disastro. Ho fatto altro che elencare brutte patologie e potresti dire, vabbè Mattia, però diamo anche qualche soluzione. Sicuramente la soluzione migliore sarebbe un cambio nel nostro stile di vita, quindi fare attenzione, evitare l'esposizione alle luci, soprattutto quelle troppo chiare o troppo verso il blu, prediligere le luci molto soffuse e più calde, quindi lontane dalla lunghezza d'onda del blu, luci quasi rosse, o evitare del tutto l'esposizione alla luce nelle ore serali e notturne. Gianluca ha fatto un video della sua settimana minimalista, le candele non hanno sicuramente quell'impatto negativo che hanno le luci artificiali elettriche sul nostro organismo. Senza dover arrivare a vivere come Thoreau in riva a un lago con le candele, potresti evitare di guardare quei programmi televisivi la sera, che tra l'altro, voglio dire, non ti perdi molto. Meglio leggere un libro
a lume di candela. Vabbè, comunque, non guardare la televisione, ecco. Evitare di usare tablet e smartphone nel letto, quindi sempre questa esposizione alle luci blu. C'è anche l'impostazione su tutti i cellulari di ultima generazione in cui puoi disattivare le luci blu dello schermo. Questo può aiutarti, anche se sarebbe meglio appunto evitare del tutto queste cose la sera. Per quanto riguarda l'alimentazione, cercare di assumere le calorie prima, durante la giornata, anche se stai facendo un regime di digiuno intermittente. Sì, magari stai saltando la colazione, ma puoi concentrare tantissime calorie nel pranzo, oppure puoi saltare direttamente la cena e vedere un po' come ti va. C'è un altro rimedio importante alla portata di tutti, mi rivolgo soprattutto ai lavoratori che sono costretti al turno notturno. Penso, avendo lavorato in ospedali, ho visto gli effetti dei turni di notte sugli infermieri, sulle infermiere, sui dottori, le dottoresse, gli OS, gli assistenti e così via. Quindi sono lavori che purtroppo vanno fatti anche di notte, e meno male che c'è gente che si sacrifica per farli, quindi un grande applauso a voi. E il piccolo consiglio che posso darvi è l'esercizio fisico, quindi ritagliarsi dei momenti, degli spazi durante il turno di notte in cui si fa dell'esercizio fisico a moderata intensità, perché è stato dimostrato da diversi studi che aiuta nel regolare gli effetti delle teri, dell'esposizione alla luce e dell'attività durante la notte. Spero di averti dato delle informazioni interessanti riguardo all'importanza dei ritmi circadiani. La cronobiologia è un settore in grande espansione, nel 2017 c'è stato vinto un Nobel a riguardo, sono sempre nuove scoperte e pare proprio che i ritmi circadiani siano una componente fondamentale per la salute dell'essere umano. D'altronde sono dei meccanismi innestati in ogni nostra cellula da miliardi di anni, quindi ha senso che cerchiamo di seguirli il più possibile, soprattutto in un mondo ultratecnologico in cui ci stiamo allontanando sempre di più da quella che era la nostra natura. Spero che il video ti sia piaciuto, nel caso metti un mi piace o no è uguale, condividilo con chi ti fa piacere e fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. Come sempre è stato un piacere condividere queste informazioni con voi, ci vediamo alla prossima. Ciao!